María, ama de casa, ruega por nosotros, ruega siempre por nosotros. My love, and you can't deny. You know it's true, but you try to hide. Yeah, you turn down love like it's really bad. Ow, you can't give what you never had. Yeah, well, bless your soul, you can fool a few. Hide love, well I bet ya. Ci troviamo in Colombia, Manizales. Questa è la lavatoria di Maria e cerchiamo di proseguire l'esperimento della mozzarella e questa volta per evitare sbattimenti di preparazione di cagliata vogliamo provare con due preparazioni, una più industriale che si chiama queso cagliada, che come vedete è più bianco e regolare, e il secondo che è stato comprato in una fattoria, una finca, che viene venduto avvolto insieme a queste foglie, che è più artigianale, più giallino. Tutte e due sembrano proprio essere due prodotti che derivano direttamente dalla cagliata. Come dettagli di prezzo, il queso commerciale, il queso cagliata, costa qualcosa come 12.000 pesos al chilo, qualcosa come 5 euro. Mentre il queso campesino costa molto meno, costa 5.000 pesos la libra, diventa mezzo chilo per 2 euro. Ecco, abbiamo preparato dell'acqua bollente, purtroppo ci manca il termometro, però visto che la temperatura non è così critica, sarà sufficiente trasferire, questa è la prova per vedere se fila, naturalmente se non fila niente l'esperimento fallisce e bisogna riconsiderare seriamente la eventualità di prepararsi la cagliata in casa. Ora aggiungiamo il tester della cagliata, piano piano, non riesco perché molto aderente al piatto, ecco, e con la stessa tecnica utilizzata la volta precedente andiamo a cercare di unire i pezzettini su un lato per vedere se filano. Ecco, stiamo addensando il tester, la prova, la prima impressione è non è proprio positiva perché sembra che non fili quasi niente. No, purtroppo il queso campesino non fila. Il problema con il queso cagliata, quello industriale, sperando che ci siano dei risultati migliori, anche il queso cagliata non funziona come dovrebbe perché i cubetti rimangono separati, non agglomerano e non filano. Noi dovremmo a questo punto riconsiderare seriamente la necessità di prepararci la cagliata in casa. Ah, abbiamo dimenticato il queso per un poco, allora vamos a fare un poco di turismo
per la città di Manizales andiamo a salire su questa bellissima cupola della chiesa. Sentir que nuestro amor existe. En la realidad lo entregas todo y que estás de mí realmente enamorada. Ay, 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 amor. Porque ahora las palabras no nos dicen nada. Ay, 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 amor. Porque ahora solo hablan las miradas. Ay, 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 amor. Porque ahora las palabras. All'interno del ristorante italiano sta Maria alle prese con il fornello, naturalmente anche Juana, ciao Juana, sta preparando mucha comida. Qui si sta, vedete, sta il pollo planciato, i chicharrones che stanno viaggiando nell'aceite caliente, e poi la francese, papa francese. Naturalmente nel ristorante italiano non possono mancare gli spaghetti, eccoli qua. Ecco, Maria sta cortando bien il pollo, pollo panato. Ah, c'è anche la signora, stava escondida. Non si vedeva. Sta facendo un lavoro molto nobile, sta pelando la papa. Bellissima papa colombiana, roja, salata. Amor, 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 amor. Ay, 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 amor. Porque ahora es cuando hablan las miradas. Uy. Biliar. Oh, muy bueno. Claro, Salomé. Salomé, Manuel. Manuel. Julián. La tribu, ¿los otros cómo se llaman? Camilo. Camilo VI. Buena familia.